Aperto per ferie. Tutte le notizie anche ad agosto con Elisa Mariani. Bentornati ad Aperto per Ferie, siamo ancora in diretta sul canale 14 del Digitale Terrestre per Radio Roma News per raccontarvi come va avanti, come procede questa estate 2024. La maggior parte dei romani e degli italiani proprio in questo periodo dell'anno sono in ferie, sono partiti per le meritate vacanze, ma qualcuno rimane anche a casa. E allora vi raccontiamo ogni giorno non soltanto cosa è possibile fare a Roma, ma continuiamo a tenervi informati anche su ciò che succede nella nostra regione, nella nostra capitale, con qualche piccolo spunto di attualità e anche curiosità. Come per esempio abbiamo fatto oggi in apertura, siamo andati a Rieti, dove tra pochissimi giorni inizierà la Fiera Mondiale del Peperoncino, poi appunto uno spunto di attualità con un nuovo dispositivo realizzato proprio a Frosinone per Papa Bergoglio. Ora invece torniamo a Roma con la redazione di Roma Daily News, che ogni mercoledì ci racconta cosa è possibile fare effettivamente nella capitale anche d'estate. Dunque dal buongiorno e la bentornata ad Aperto per Ferie a Michela Anniballi. Buongiorno a te. Buongiorno Elisa, grazie. Buongiorno Michela. Allora, anche oggi ci dai qualche consiglio, devo dire, utilissimo in fatto di cibo, di arte, eventi e spettacoli per i romani che rimangono in città, perché magari c'è qualcuno, come nel nostro caso, che partirà un po' più in là, no, per le vacanze. Esattamente, come me per esempio, che parto a fine settembre. Perfetto, perfetto. Allora, nel frattempo che restiamo a Roma potremmo andare effettivamente a Colleferro per assaggiare un po' di tutto, perché insomma sta arrivando la fiera dello street food, no? Esattamente, infatti con il patrocinio del comune dal 13 al 15 settembre Colleferro si trasformerà anche in questa edizione nella capitale dello street food, e come nelle precedenti edizioni sarà sempre Piazza Unitalsi, piazzale della piscina comunale, ad ospitare la selezionatissima brigata di cuochi formata da professionisti dei fornelli, maestri delle braci, raffinati pasticceri e virtuosi di farine, pesci e molto altro ancora, per un menù da far girare la testa. Un vero e proprio party per il palato, uno sballo di gusto per grandi e piccini. 20 street chef dal format più famoso d'Italia, molti di loro presenti sulla guida del Gambero Rosso, a bordo dei loro food truck e stand cucina, che si sfideranno tra padelle e fornelli creando gustose ricette gourmet. Materie prime di qualità verranno trasformate come per magia in modalità espressa, in vere e proprie eccellenze. Antipasti sfiziosi e fritti di ogni genere, carni e pesci cotti a vostro piacimento. Sfiziosità regionali e piatti internazionali, ma anche gluten free e vegano. Sarà divertente insieme ad amici o parenti scegliere la ghiottoneria da condividere in un'area food curata nei minimi particolari, pulita, accogliente e colorata. La location infatti verrà allestita in puro stile TTS, con tanti giochi di luce e nuove scenografie per regolare un'atmosfera unica e suggestiva. I 20 street chef racconteranno la nostra penisola attraverso straordinarie rivisitazioni come panini con carne di scottona sfilacciata cotta a bassa temperatura, panini con delizie di pesce, tonno, polpo, arrosto e tanto altro. Passiamo dalla Sicilia, dalla Puglia, dalle Marche e l'Abruzzo con le specialità culinarie. Ovviamente non ci saranno solo proposte locali ma anche internazionali, infatti parliamo di cucina americana, messicana e anche spagnola, ma anche greca. Per i più golosi abbiamo il reparto bombe, ciambelle calde, tiramisù espresso e tantissimi altri, tra l'altro anche cannoli e cremolati siciliani e anche tantissime dolci sorprese. Dal più antico birrificio artigianale bavarese in esclusiva per il TTS Food arriva la birra firmata Landshuter Brauhaus, birra cruda non filtrata, una vera e propria eccellenza da gustare. Diciamo, ecco, dalle bevande al cibo ci sarà proprio una specialità e tantissime, diciamo, ecco, scelte, anzi chissà, magari infatti ti trovi lì davanti e non sai neanche che cosa scegliere con tutti questi stand. È vero, guarda, secondo me Michela bisognerebbe, per non fare torto a nessuno, iniziare dalla mattina e poi andarsene la sera, no? Così si assaggia un po' di tutto. Secondo me è aperto anche a pranzo, non so se è specificata aperto questa cosa. Sì, c'è l'ingresso libero venerdì, sabato e domenica dalle ore 17 alle ore 24 di venerdì, mentre sabato e domenica dalle ore 12, quindi è aperto anche a pranzo.
Perfetto, quindi insomma la scelta c'è, è bello che si vadano a mischiare anche tante culture culinarie diverse, no? Quindi quando noi immaginiamo lo street food immaginiamo sempre solo il panino, un po' le patatine, sai, il cibo tipico, no? Un po' proprio della strada. Invece mi sembra di aver capito che ci sono anche delle eccellenze che non sono proprio tipiche dello street food, no? No, infatti quando magari si parla di street food pensiamo, ecco, allo junk food e quindi subito roba americana come ad esempio, ecco, le patatine fritte, quelle che hai detto tu, ma in realtà si parla di uno street food però in questo caso italianizzato, perché vengono utilizzati dei prodotti italiani per creare, ecco, dello street food che tenda un po' all'americano. Ecco, mischiare, no? Effettivamente, esatto. Si mischia proprio questo, insomma, questi due aspetti, secondo me saranno 3 giorni molto interessanti, ecco, a Colleferro, quindi restiamo a Roma proprio per questo motivo. Altro motivo per cui, insomma, non allontanarsi da Roma, in un certo senso, se siamo appassionati di arte, c'è una mostra molto interessante, se non vado errando, a Palazzo Barberini, sì. Infatti la mostra Tiziano Bellini e Bronzino, già decine di migliaia di visitatori che da marzo 2024 hanno potuto ammirare nelle sale di Palazzo Barberini a Roma 50 tra le più straordinarie opere provenienti dalla Pinacoteca della Galleria Borghese, di cui una parte è ancora interessata da importanti lavori di restauro. Le due istituzioni romane infatti hanno attivato un'inedita collaborazione che ha permesso al pubblico di continuare a fruire del patrimonio della galleria anche durante la ambizioso progetto di rinnovamento. Nell'ala sud del piano nobile di Palazzo Barberini la mostra Tiziano, Bellini e Bronzino, capolavori della Galleria Borghese a Palazzo Barberini, già prorogata una volta, proseguirà per tutta l'estate dal 1 agosto al 27 ottobre 2024. Presentando inoltre 8 nuove opere nel percorso espositivo, alcune provenienti dai depositi della Galleria Borghese e dunque raramente visibili nel tradizionale percorso espositivo. Accanto a capolavori assoluti come la Madonna col Bambino di Giovanni Bellini e l'Amor Sacro e Amor Profano di Tiziano, il pubblico potrà ammirare tra gli altri la Danza Carpestre di Guido Reni, Venere Adone dello Scarsellino, la Caduta di Lucifero di Jacopo Palma il Giovane o la Sacra Famiglia di Scipione e Pulsone, insomma tantissime opere. Ovviamente per tutto il periodo dell'esposizione inoltre continua a essere attiva anche l'agevolazione sui biglietti, che prevede per coloro che avranno acquistato il biglietto di Galleria Borghese il diritto a visitare le Gallerie Nazionali di Arte Antica a un costo molto agevolato, ovvero 5 euro, godendo al contempo di tutto lo straordinario patrimonio e delle iniziative in corso. È bello perché c'è un'attenzione particolare invece in questo caso, no? Per spostarci un po' sul fronte culturale, un'attenzione particolare da parte delle istituzioni del Campidoglio nel sì. diffondere, no? La cultura, rendendola accessibile anche, no? Perché insomma il costo di 5 euro insomma, è qualcosa secondo me di molto positivo. Continuiamo sempre sul fronte dell'arte in un certo senso, Michela, però questo penso che appassioni un pochino di più una categoria in particolare, che quella dei nerd, ma non saprei, no, in realtà i Lego piacciono a tutti, dai. Sì, è vero, è vero. Infatti parliamo di questa mostra di costruzioni di mattoncini Lego, le cui parole chiave sono creatività, interazione, educazione e ispirazione. Vero. Dal The Wow Side Shopping Center già da dicembre 2023 è arrivata la nuova e inedita mostra di costruzioni Lego più grande d'Europa. 1000 metri quadri di spazio dedicati ai mattoncini più famosi al mondo, con 7 milioni di pezzi utilizzati per dare vita a costruzioni uniche, di cui numerose interattive tra oggetti educativi, figure a grandezza naturale, personaggi storici e cinematografici, grandi edifici, invenzioni, natura e mondo dell'arte e della musica. Tra le opere esposte, al primo piano del centro commerciale si possono ammirare una straordinaria ricostruzione in scala 1:1 della Ferrari F40, un'iconica Vespa in scala sempre 1:1, realizzata con 50.000 mattoncini Lego, il leggendario AT-AT di Star Wars e tantissime altre, tra cui anche riproduzioni di alcuni affreschi della Cappella Sistina, la statua a grandezza naturale di Francesco Totti e veramente tantissime altre cose. Troverete anche numerosi oggetti interattivi: attraverso semplici pulsanti potrete attivare dei meccanismi per regolare l'illuminazione e persino ascoltare dei suoni.
All'interno della mostra si trova inoltre anche una zona chiamata Fun Park, una divertente area per bambini e adulti, dove tutti hanno la disponibilità di costruire e giocare quindi con i mattoncini Lego. Questi mattoncini nati nel 1958, nati in realtà come semplici mattoncini automatici ad incastro, ad oggi rappresentano lo svago più famoso per i più piccoli Ma e non quindi. solo per i più piccoli, secondo me, Michela, perché secondo me piacciono di più ai grandi, è vero? Sì, è vero, infatti posso confermare perché ieri sono andata a questa mostra, non c'erano solo piccoli, anzi in realtà c'erano più grandi, c'erano più adulti che bambini, anche nella Fun Park purtroppo no, dai, purtroppo no, però seduti ai tavoli c'erano più adulti che bambini, E ecco, questa la quindi. dice lunga, no? Cioè, comunque penso che questo sia uno dei giochi più geniali che siano stati inventati, perché tu Sì. hai parlato inizialmente anche di un fattore educativo, no? Cioè, ti fa sviluppare davvero tantissima fantasia a giocare con i mattoncini Lego, quindi insomma secondo me è uno dei giochi più riusciti al mondo che non Verissimo. piace soltanto ai nerd, no, noi l'abbiamo detto anche un po' scherzando all'inizio, veramente abbracciano tantissime generazioni, un po' tutti, no? Piacciono davvero sempre Lego. Mi domando però con quanta pazienza e quanto tempo ci voglia per realizzare, ecco, ad esempio, un'opera come questa. Non lo so, io penso veramente anni e anni. Io ci ho provato a fare i Lego, dico la verità, però dopo un Sì. po' impazzisco. Quindi io forse invidio un po' chi riesce a fare queste opere d'arte, sì. Anche io perché ci vuole davvero tanta pazienza e davvero tanta creatività, no? Quindi Sì. è, insomma, è, non, non è un, sembra un gioco, ma in realtà ci vuole un impegno non da Sì. poco, ecco. Quindi complimenti a chi ha realizzato queste bellissime, insomma, opere d'arte. Allora, dunque, la mostra dei Lego si protrarrà fino alla, Michela, ricordacelo. In realtà non si sa, però perché nasce da dicembre e sicuramente, visto la tantissima affluenza, continuerà nel tempo. Tra l'altro, il The Wow Shopping Center è lo stesso centro commerciale che ospita anche quella che abbiamo raccontato la scorsa volta del Color Hotel. Quindi praticamente queste due mostre si trovano a fianco. Quindi nello stesso pomeriggio, ecco, si potrebbe andare sia a questa mostra ma anche al Color Hotel. Ecco, per tornare davvero bambini fino in fondo, tutto un Sì. pomeriggio dedicato un po' ai giochi di quando eravamo più piccoli. Grazie Michele, è stato un piacere. Buona estate ovviamente. Noi riprenderemo i nostri collegamenti a non solo Roma a settembre, perché insomma, come sai, dalla settimana prossima aperto per ferie, va ufficialmente in ferie. Effettivamente va in ferie stavolta. Questa volta sì, quindi grazie davvero Michele, ci ritroviamo a settembre, sempre qui su questi Grazie a schermi. voi. A A presto. settembre. Aperto per ferie. Tutte le notizie anche ad agosto con Elisa Mariani.